Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, ecco meglio. Io sono Maria Pina Limongelli, sono la presidente del gruppo nazionale IABSE Italia. Prima di tutto qualche informazione pratica. L'evento è registrato, è già partita la registrazione e durante tutta, come vi diremo meglio dopo, è articolato in presentazioni. E poi c'è una discussione finale. Durante tutta la durata dell'evento, se avete domande, potete inserirle nella question and answer, Q&A, non nella chat, per favore. E poi alla fine delle presentazioni porremo le domande ai nostri ospiti, ai due relatori. Io inizierei questo webinar con una breve presentazione del gruppo nazionale IABSE. Adesso condivido una brevissima presentazione. Ecco, il gruppo IABSE Italia, diciamo, il gruppo nazionale IABSE esisteva parecchi anni fa, è stato molto attivo negli anni. L'anno scorso abbiamo ripreso le attività che per qualche anno erano un po' rallentate e quindi abbiamo creato questo gruppo, ricreato questo gruppo IABSE IT, che ha una missione che è in completo accordo con la missione del gruppo internazionale IABSE, quindi promuovere la cooperazione e la comprensione di argomenti legati all'ingegneria strutturale e a settori correlati tra tutti coloro che se ne occupano. Ovviamente andare verso i bisogni della società, incoraggiando la responsabilità e la consapevolezza del ruolo degli ingegneri strutturisti. E supportare, incoraggiare quello che può portare al progresso dell'ingegneria strutturale, non ultimo creando dei legami per la cooperazione con altre organizzazioni che hanno obiettivi simili. Attualmente il gruppo italiano IABSE, è composto da circa 70 membri, gran parte di questi attivi sia nell'ambito del gruppo nazionale e anche ovviamente nell'ambito del gruppo internazionale. Le attività del gruppo italiano sono principalmente quelle di creare e le abbiamo create dei gruppi di lavoro che discutono di temi specifici, sempre nell'ambito dell'ingegneria strutturale, come dicevo prima, dei ponti e ingegneria strutturale in generale. E in particolare adesso esiste un gruppo sulle linee guida per la prioritizzazione degli interventi sui ponti e un altro linee guida sul materiale, un altro, scusate, gruppo di lavoro sui materiali ad altre prestazioni. L'obiettivo di questi gruppi è di discutere su questi argomenti, di preparare dei documenti in collaborazione tra accademia e professione, perché questa è la composizione degli IABSE ed è uno degli aspetti più interessanti di questa associazione, e poi disseminare le attività dei gruppi di lavoro tramite i vari canali di disseminazione di cui IABSE dispone, quindi articoli sulla rivista internazionale IABSE, bollettini, workshop, organizzazione di sessioni speciali a conferenze e così via. E naturalmente poi anche molto importante il supporto alle attività di formazione, tra le quali naturalmente ricadono webinar come quello che stiamo presentando oggi, che è il secondo webinar organizzato dal gruppo italiano IABSE. Oltre a questo, e ci tengo molto a dirlo, c'è un gruppo giovani, i giovani sono diciamo colleghi di età inferiore ai 35 anni. Il gruppo è coordinato col gruppo internazionale dei giovani IABSE e l'idea è quella di favorire scambi tra giovani membri tra di loro, ma anche non membri degli IABSE. Non è indispensabile, anche se è ovviamente consigliato diventare membri IABSE, ma all'inizio perlomeno non è consigliato ed è sicuramente un'occasione per tutti i giovani colleghi che entrano, diciamo, nel mondo dell'ingegneria strutturale.
Come si fa a partecipare? Allora, abbiamo una pagina LinkedIn nella quale potete trovare informazioni sulle nostre attività. Se fate lo scan di questo codice, potete diciamo avere un canale diretto per il collegamento, e quindi potete contattare me o il vicepresidente Fabrizio Parmisano, la responsabile dei giovani Giorgia Ventura. Molto importante anche l'attività di e-learning che IAPSE International sta sviluppando. C'è una pagina sotto il sito di IAPSE in cui vengono caricati tutti i webinar che IAPSE organizza, e anche questo farà parte di questa collezione. E vi invito a visitare questa pagina e sicuramente sono sicura che troverete uno o più seminari di vostro interesse, perché gli argomenti sono molto molto ampi. Adesso cedo la parola al vicepresidente del gruppo nazionale, l'ingegnere Fabrizio Palmisano, che vi presenterà il webinar presenteremo oggi. Grazie mille Maria Pina, buon pomeriggio a tutti. Allora, ci tengo a sottolineare che questo è il primo webinar del nuovo perché si è riattivato, come ha detto la professoressa Limongelli, del nuovo gruppo nazionale dello IABSE. Il primo in lingua italiana, non il primo in assoluto, il primo in assoluto l'abbiamo tenuto ma in lingua inglese, quindi siamo molto orgogliosi di questa nuova attività. E il webinar è organizzato in una forma che poi nasce da un'idea della professoressa Limongelli in ambito internazionale, nella forma duo, quindi questi sono webinar che hanno come obiettivo l'esposizione di aspetti inerenti a uno stesso tema, sia in ambito scientifico, quindi più propri della ricerca, sia in ambito tecnico. Quindi qui ci saranno due interventi, appunto duo, un primo avente un carattere più scientifico e secondo meramente tecnico. A questo punto passiamo immediatamente al primo intervento. È un piacere e onore ospitare il professor Pier Giorgio Malerba. Il professor Pier Giorgio Malerba è conosciuto a tutti, sia in ambito italiano e anche molto conosciuto in ambito internazionale, oltre ad essere professore emerito di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Milano, è vicepresidente di una importante associazione che è lo IABMAS, International Association for Bridge Maintenance, Safety and Management. È stato docente ed è ancora docente di corsi, calcolo automatico, tecniche costruzioni, strutture, progetti di ponti e grandi strutture. E si è occupato, non solo è autore di numerose pubblicazioni e libri in ambito scientifico, ma da sempre coniugato l'attività scientifica all'attività professionale. È stato ed è tuttora progettista e consulente di grandi opere dell'ingegneria civile, a parte il ponte San Michele sull'Adda, che è il tema di questo webinar, ma ricordiamo tra i ponti dell'aeroporto di Malpensa, i due ponti di Parma, tra cui uno su due livelli, ma anche altre opere, penso al recupero del teatro alla Scala. Beh, detto questo, non voglio togliere ulteriormente tempo ai relatori, passo la parola al professor Mare. Ringrazio il professor Palmisano per questa generosa presentazione. Allora, credo che più o meno ci conosciamo tutti, quindi vado subito al punto. Si parlava di elementi critici delle strutture. Sinteticamente, i principali stati di danno sono problemi legati all'idraulica fluviale, quindi scalzamento, pile, erosioni, eccetera, idraulica di piattaforma, che spesso è trascurata e riguarda il convogliamento delle acque e diciamo un loro regolare deflusso per evitare fenomeni di dilavamento, corrosione, che ormai ci siamo accorti tutti che c'è, per quello che riguarda gli acciai di strutture in CA, CAP e anche le strutture in acciaio, e poi
una voce sempre passata un po' in sordina riguarda il malfunzionamento dei dispositivi, cioè degli apparecchi d'appoggio. Queste sono più o meno le opere crollate negli ultimi 10 anni, se volete, almeno di una certa importanza. Parte durante i lavori di manutenzione, parte durante i lavori... Com'è? Durante i lavori di costruzione e altre per corrosione. Sono tutte opere abbastanza importanti, ovviamente è solo una limitatissima percentuale di tutte quelle che hanno avuto problemi e crolli, e solo per dire però che diciamo, queste opere le conosciamo perché finiscono sulla stampa e sono tutti casi notevoli. Allora, il problema è questo. Molti di questi eventi si ripetono, molti di questi eventi sono già accaduti nel passato, si ripetono, poi ci dimentichiamo e continuano a riproporsi di nuovo a tempi più o meno lunghi. Allora, il problema, anziché esaminare questo o quel tipo di collasso, sarebbe quello di collegare tutte queste difettosità, crolli e quant'altro e cercare di trarre delle soluzioni comuni, cosa che invece, diciamo, solo lentamente si sta affermando. Facendo un filtro delle cause più importanti, tra queste ci sono problemi legati appunto all'attività dell'acqua in alveo, quindi erosione, scalzamento ed effetti conseguenti a questo. Effetti legati alla corrosione, legati anche al tempo, tipo penetrazione di carbonatazione, effetto dei cloruri, eccetera, esaminando le cause scatenanti, i triggering factors, la mancanza di prevenzione e di osservazione e di mantenimento, gli effetti strutturali legati all'ampliarsi dei fenomeni corrosivi e anche, diciamo, particolari fenomeni corrosivi legati alle zone diffusive, in particolare le selle Gerber e simili. Si diceva che uno degli aspetti poco osservati, poco esaminati, riguarda le strutture di supporto, cioè gli appoggi. Ecco. Allora, cominciando col primo punto che riguarda gli effetti dell'acqua in alveo, vi confesso che diciamo, queste parole le ho scritte almeno 15-20 anni fa e purtroppo in questi giorni sono ritornate di moda. Le azioni ambientali adesso si sono esasperate, se volete, sia per cambiamenti climatici, sia per il presentarsi di fenomeni in termini di ventosità, caduta di acque e combinazione di questi poco sperimentati prima. E quindi, diciamo, molte di queste opere sono state progettate con criteri diversi. In alcuni casi sono riparabili, in altri casi bisogna rassegnarsi che occorre abbandonarle e cercare delle vie alternative, cominciando dal tracciato stradale. Le cause di queste, ripeto, purtroppo le avete risentite oggi, in questi giorni, una continua impermeabilizzazione del suolo, dovuto all'inurbamento, una progressiva riduzione e cancellazione delle zone di espansione, un'impermeabilizzazione anche di zone rurali, mentre prima erano in grado di assorbire maggiori quantità d'acqua, e diciamo un incremento anche del livello del fondo alveo. Tutte queste cose combinate hanno dato origine a diversi problemi. In particolare qui c'è il solito esempio basato su una decina d'anni, almeno degli effetti più famosi e dei crolli più famosi. Segnalo che in genere non sono grandi opere, sono ponti abbastanza piccoli, quasi tutti in zona di montagna. Perché? Perché prima di tutto sono i primi a subire gli effetti di queste onde di piena, cioè per i motivi che vi dicevo prima, l'impermeabilizzazione del suolo, appena vengono forti precipitazioni è come aprire un rubinetto, l'acqua scende con intensità maggiore, velocità maggiore e queste opere magari
vecchie, costruite in pietra, eccetera, ricevono sollecitazioni, ricevono diciamo un'aggressione mai sperimentata prima. L'altra cosa abbastanza singolare, vi faccio notare che le tre date in fondo sulle ultime tre righe sono riferite allo stesso giorno e quindi nello stesso giorno in queste località ci sono stati tre crolli per effetti di scalzamento o erosione delle pile. Questo per dire che diciamo, il problema è abbastanza generalizzato. Qui sono immagini. Nella prima è quello che accade ad un vecchio ponte su pile prive di armatura. Vedete che diciamo, è l'attivazione di un meccanismo. Un altro associato al crollo di un ponte ferroviario avvenuto circa 30 anni fa nelle zone vicino Verbania. Il terzo è un esempio classico di cose che sono sotto gli occhi di tutti e nessuno interviene. Diciamo, questa è una batimetria, qui a colori, aumentando l'intensità del colore, diciamo, aumenta la profondità dell'alveo, è molto vecchia, e qui vedete che questo blu intenso si concentra vicino a una pila. La pila è fatta così, quindi con il plinto emergente disposto in diagonale nel confronto dei flussi principali della corrente, quindi è il peggio del peggio. Un altro caso molto singolare è quest'onda di piena sul torrente Teglia che ha caricato queste pile, quindi l'ingrossarsi del trasporto solido attorno alle pile aumenta la superficie d'impatto, raggiungendo valori notevoli. Questo è quello che accade al telaio che porta il ponte. È singolare. Si è staccato anche un impalcato che galleggiando sull'acqua è stato trasportato a valle per un centinaio di metri, toccando terra con un ribaltamento. Infatti vedete che qui il fondo è verso l'alto. E questa è una delle prime cause. Si possono dire solo poche cose col tempo a disposizione, però vale la pena ricordare. L'altra cosa è dovuta alla corrosione innescata soprattutto da fattori ambientali, quindi l'aggressività atmosferica, ma anche prodotti di corrosione generati ad esempio da impianti industriali. Su questo purtroppo sono problemi di attualità, diciamo, si ricorda un articolo del professor Morandi molto preoccupato e molto critico proprio su questi aspetti, addirittura del 1979, ed è disponibile presso l'ETH di Zurigo, e elencava queste cause e le descriveva anche con molta precisione. La storia di dopo la conosciamo. Su questo, diciamo, le cause principali sono un limitato gradiente dell'impalcato per far defluire le acque nel modo giusto, quindi sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale. L'assenza di un corretto sistema di drenaggio, sistemi di drenaggio, quindi diciamo condotte ostruite, qualità diciamo insufficiente sia delle vasche di raccolta sia dei pluviali, e diciamo anche sistemi di ancoraggio alle strutture rigide, alle strutture portanti molto deboli. Sembrano cose diciamo banali, lo sono effettivamente, però sono alla causa dei problemi di dilevamento sui fianchi di molte travi, in particolare delle travi CA, CAP esterne all'impalcato. La cosa singolare e incomprensibile è che il costo di questi sistemi, cioè il costo di un pluviale, il costo di un efficace ancoraggio contro la trave, è un costo piccolissimo, anzi molto piccolo, rispetto al costo complessivo dell'opera. Eppure questo innesco è, secondo me, la causa di più del 50% degli effetti corrosivi che si riscontrano sui ponti. E questo, ripeto, è incomprensibile. C'è anche un bollettino CNR che precisa con grande dettaglio quali sono le precauzioni da prendere. Per esempio, il condotto di scarico laterale deve fermarsi
30 centimetri dopo il lembo più basso di una trave. Adesso li vediamo 30 centimetri sopra, oppure li vediamo tranciati in modo che l'acqua curi di lava tranquillamente sui fianchi della struttura. Questo è un esempio, qui c'è, purtroppo non si vede molto bene, diciamo il terminale di uno di questi condotti tranciato a livello del marciapiede, la caduta d'acqua, e vedete che qui diciamo, si disperde in una forma singolare che praticamente è una gaussiana. Altre venute vengono dalle zone di giunta quando si rompe la scossalina, e si rompe perché la durata dei giunti, bene o male lo sapete che intorno ai 5 anni è la prima a partire la scossalina di raccolta e del flusso delle acque laterali. Gli effetti più seri, anche perché associati a un crollo, dove questi problemi furono messi in evidenza anche perché si trattava di strutture precompresse, sono queste. Quindi l'Inisic Bow Bridge, Santo Stefano in Calabria, il viadotto di Fossano, che è una cosa recente, e l'Hammersmith Flyover a Londra. Sono casi storici, anche perché sono stati molto discussi e siamo ripresi adesso per il crollo del Morandi. Una attività di corrosione sulle barre, sia in cemento armato ordinario, sia sulle barre in acciaio armonico usate per la precompressione, sono, primo, una riduzione della capacità portante a livello flessionale, questo ce lo immaginiamo tutti, ma anche della resistenza a taglio, perché la rottura, il tranciamento di una staffa non si può riprendere, cioè è vero che ne ho parte ancora immersa nel calcestruzzo, ma l'aderenza non riesce ad attivarsi con i tratti limitati che ci sono. Secondo, cessano la loro funzione nella capacità resistente a taglio, la loro funzione di confinamento. Quindi una trave, e ce n'è tante, con le staffe rotte in un angolo, in uno spigolo della staffa, praticamente non è armato a taglio, non è armato a torsione. E viene anche da sorridere se uno pensa che presentando un progetto riceve dei rilievi, delle osservazioni sul passo delle staffe, la presenza dell'uncino, cose del genere, poi abbiamo migliaia di opere di fatto senza staffe. Quindi anche questo è un argomento sul quale riflettere. Le zone più vulnerabili nei riguardi dell'azione corrosiva sono semplici da individuare. È la base delle pile, per cui il colletto delle pile al di sopra del plinto di fondazione dovrebbe essere sempre tenuto pulito nei riguardi, ad esempio, della vegetazione, per poterlo rendere visibile, per evitare raccolta di acque, e quindi se lì attorno c'è un pozzetto di raccolta, lì la pila è sempre a bagno con cicli di bagnato asciutto, invece quella zona va tenuta pulita e protetta. E altre conseguenze sono in campata, ovviamente, per la flessione, e poi verso gli appoggi, perché verso gli appoggi, oltre all'attesa di un contributo da parte delle staffe, c'è anche la briglia dei ferri longitudinali che chiude il traliccio a taglio. Sono tutte cose più o meno note, ma non rispettate. Questa è una foto recente. Ecco, qui va tenuto anche in conto un altro aspetto, che la corrosione in un acciaio da precompressione non è che rompa l'acciaio, non è che si riduca la sezione in percentuale, come vedremo anche più tardi, si riducono le caratteristiche, quindi si riduce la capacità deformativa ultima, si riduce il livello di snervamento equivalente e il livello di rottura. Quindi passiamo da qui a qui. E questo è un fatto che non a tutti è chiaro. Questa è, diciamo, l'immagine del piede di una colonna, oltretutto era qui a Milano, dove questo copriferro stava per cadere, è stato tolto e si è guardato sotto. Quindi qui le staffe non ci sono più, i ferri di collegamento non ci sono più. Attenzione, questi problemi creano difficoltà non solo perché è difficile rigenerare la quantità d'armatura che c'era, ma soprattutto è difficile ricreare un efficiente collegamento con la struttura di fondazione, perché non basta lavorare lì,
occorre anche penetrare nel plinto di fondazione e creare un efficiente collegamento. A volte tutto questo costringe al rifacimento delle fondazioni. Questa è una corrosione nei riguardi della briglia di arrivo sull'appoggio di una trave ovviamente ampiamente corrosa. Questo è l'intradosso di una soletta e qui è un'immagine dei ferri longitudinali ormai staccati dalle staffe che si sono aperte, quindi a conferma di quello che vi dicevo. Ci sono tantissimi casi di questo tipo. Nelle selle Gerber che adesso sono sotto osservazione, questo è quello che si può creare per effetti della caduta d'acqua dalla scorsalina di una sella Gerber. È interessante anche osservare questi ferri di chiusura che si mettono agli estremi delle selle. In questo punto l'armatura non lavora e non ha mai lavorato, eppure si è rotta. Questa è una cosa sulla quale riflettere e sono l'effetto di piegature eccessive dei ferri prima del loro posizionamento. In questa zona, e lo vedremo più avanti, si formano delle microcricche che poi, grazie all'azione dell'acqua, gelo, disgelo, eccetera, provocano la rottura locale di questa staffa. Problemi analoghi li abbiamo anche nelle zone diffusive e sono zone di contatto agli appoggi, zone delle selle Gerber, e diciamo zone delle teste di ancoraggio. Qui vediamo alcuni esempi sulle selle Gerber. Allora, qui diciamo una crisi può nascere per difetto d'armatura tipo flessione, difetto d'armatura tipo taglio, difetto d'armatura per rottura di questa barra di chiusura. Perché? Per i motivi che vi ho detto prima, al lato della piegatura qui si formano queste microcricche che bagnate in progressione negli anni arrivano alla rottura come abbiamo visto prima. E diciamo è una situazione abbastanza simile a quella che è successa ad Annone, dove però c'è un fatto, qui sono state disegnate due file di armatura. Quello di Annone mi sembra che ne avesse una sola, quindi qui ho ancora la possibilità di accorgermi che qualcosa sta accadendo là. Queste cose ovviamente succedono anche nelle strutture in acciaio e questo ad esempio è una zona di appoggio di una struttura in acciaio dove è tutto corroso. Quindi sia le nervature dell'appoggio, sia la piatta panda inferiore, eccetera. Vi segnalo, vi faccio vedere un particolare tipo di collasso in un viadotto cosiddetto articolato, cioè è un viadotto continuo con un punto fisso e tutti gli altri collegati sopra da una solettina con barre ad alta resistenza. Quindi teoricamente questa è una struttura vincolata qui nell'appoggio centrale, e libera di scorrere su tutti gli altri appoggi. Questi ponti arrivano ad una lunghezza totale di 800-1000 metri. Bene, durante il tempo, per effetto di ritiro e viscosità, questi ponti si accorciano e in particolare i punti di appoggio che si spostano maggiormente sono proprio quelli di estremità. Ora, in un appoggio di estremità, uno è portato a dire se la piastra superiore dell'appoggio batte ancora sulla piastra inferiore, è impossibile che cada. Invece si è verificato proprio qualcosa di questo tipo. Perché? Perché le forti pressioni esercitate dalla piastra superiore contro la trave in cemento armato precompresso possono provocare una rottura locale ormai del copriferro, una instabilità delle barre piegate subito dietro, che però sono barre in acciaio ordinario e di quantità limitata, per cui posso avere questo tipo di rotazione, come vedete in questa fotografia. Adesso però, attenzione, l'appoggio non è più un appoggio orizzontale, è un appoggio inclinato con una componente di forza orizzontale. Questo ha inclinato la pila e nel giro di una settimana ha fatto crollare anche il viadotto. Altri problemi sui viadotti lunghi sono legati alle cosiddette sistemi articolati. Questo è un classico ponte con selle Gerber, quindi ce ne sono molti sul Po, e questo è un passo successivo, cercando di ridurre il grado di isostaticità con un collegamento, diciamo, a culisse nella zona centrale.
Col tempo questi effetti si amplificano o verso il basso o verso l'alto. Questo in particolare è molto interessante perché cosa succede? Per realizzare questo culisse io devo innestare una piastra d'acciaio dentro un'altra, acciaio o ghisa, dipende. Per poterlo fare ci deve essere un gap, una distanza relativa tra le due piastre, se no non riesco a infilarlo. Benissimo, allora vediamo che cosa succede se riesco. Quindi non è vero che questi due semiponti sono collaboranti qui. All'atto pratico, per quello che abbiamo visto adesso, sono due mensoli. E di fatto, quando viene caricato, non c'è qui, l'estremo sinistro, questa parte lavora a sbalzo e batte, diciamo, sull'appoggio lato destro. Viceversa, per un transito sul lato destro, e quindi praticamente io ho due mensole poco collaboranti tra loro, se non con queste modalità scorrette che abbiamo visto. Un'attenzione anche alla modellazione di queste strutture, ad esempio quando si inseriscono le caratteristiche dei materiali in un programma di calcolo. Allora, adesso uno degli oggetti, diciamo, dei rilievi, delle ispezioni, è vedere lo stato di corrosione. Lo stato di corrosione è difficile da definire, però uno dice, ma questo trefolo qui più o meno perso tot fili, gli altri sono arrugginiti, eccetera. Possiamo dire che ha perso il 20% della sezione. Non è così, perché anche le caratteristiche del materiale vengono variate. Qui ho quattro diagrammi associati a diversi stati di ammaloramento che si può sentire anche sfregandoli con le dita, è una cosiddetto apting surveying, cioè che mescola vista, tatto e poi misurazioni, ma con informazione complessiva, dove vedo quello accennato prima, cioè riduzione del punto di snervamento virtuale, diciamo riduzione della deformazione ultima, con questa progressione, quindi questo ovviamente è più danneggiato, questo è quello integro. Anche perché è difficile calcolare le aree di questi sistemi, questi sono alcuni diciamo sistemi di misura convenzionali. Ripeto, non è che alla riduzione percentuale di area corrisponda la stessa riduzione percentuale di capacità portante del trefolo, della barra, eccetera, ma soprattutto per i trefoli. Se fosse così, ecco, diciamo, la riduzione percentuale seguirebbe questa retta. Nella realtà, attraverso la sperimentazione, queste spezzoni dirette sono proposte di diversi autori, ecco, la riduzione è secondo queste crocette. Quindi vedete una curva per la quale, diciamo, ha una certa percentuale di riduzione d'area corrisponde a una capacità portante molto minore. Questo lo possiamo vedere anche in termini energetici. Se fosse lineare la riduzione di energia sarebbe questa. In realtà, diciamo in poche parole, a titolo d'esempio, una riduzione del 10% del diametro, ecco, riduce la capacità di assorbimento dell'energia di elongazione fino al 40%, quindi 10 contro 40. Questo non è presente a tutti. Io posso dire che riduco diciamo, la sezione del trefolo o dell'insieme di trefoli di un 20%, però intendendo compresi in questo tutti gli effetti, non solo quelli geometrici, ma anche questi, però bisogna precisarlo. C'è un altro, ed è l'ultimo argomento, che è molto interessante nelle strutture d'epoca. Questi sono spezzoni del Ponte San Michele. Il Ponte San Michele ha avuto diversi aspetti particolari, per esempio i sollevamenti degli appoggi, per esempio le modalità di collegamento di profilati nuovi a quelli esistenti senza ricorrere a saldature, perché questi acciai non sono saldabili. E poi questo fenomeno particolare che mi ha incuriosito per anni. Io lo chiamo swelling, cioè questo rigonfiamento,
altri usano altri titoli, in un particolare sorteggiamento, ma mi sembra che c'entri abbastanza poco. Questo è, hanno questa forma, diciamo, a losanga tra un chiodo e l'altro. È chiaro che per deformarsi così, dentro io ho un prodotto di corrosione che esercita una forte spinta espansiva. Si è provato a realizzare un modello con materiale elastico perfettamente plastico, con alcune ipotesi semplificative, cercando di mettere di determinare il valore della diciamo, pressione interstiziale e collegandolo all'ampiezza del varco che si è aperto. Il modello è semplice, è questo, fatto con due piattine, e per modellare la distribuzione di pressione si è adottato uno schema cosinusoidale e un altro sinusoidale. Attraverso un'analisi elastoplastica si è riusciti a porre in relazione questa freccia con l'intensità massima della pressione agente qui, in accordo con una funzione cosinusoidale e una sinusoidale. Questi, a titolo d'esempio, sono i risultati. Nu uguale 0 su 4 significa che questo profilo composto non è soggetto ad alcuna azione assiale. Questo è il risultato sinusoidale, quindi lontano da tutti. L'A è il risultato ottenuto con la funzione coseno, C e D sono i risultati analoghi ottenuti con modelli a elementi finiti. Uno senza simulazione dell'indebolimento del foro del chiodo, l'altro tenendo conto di questo indebolimento. Quindi anche con criteri così semplici, diciamo, si ritiene di aver centrato il problema. Questo è lo stesso, sono gli stessi diagrammi con un'azione di trazione pari a 3/4 di quella di plasticizzazione a sola trazione del profilo. Vedete, nella scala è la stessa, come tutto questo si riduce. I pallocchi sono i punti di snervamento del modello completo per elementi finiti. L'obiettivo era di tentare di fare un dominio teorico, sia chiaro, che correlasse l'ampiezza del varco alla pressione, alla forza assiale che poteva ancora agire diciamo sul profilo, e altri per collegarlo alla pressione agente ricavata attraverso queste analisi. Problemi che, quando in strutture leggermente successive, questa del 23 non è come il San Michele che è dell'87 del secolo prima, questi fenomeni sono stati evitati semplicemente mettendo delle piastrine di interposizione tra un profilo e l'altro, che è quello che ci dicono le norme di adesso. Vi ringrazio per l'attenzione, sono solo alcuni degli argomenti, in particolare pochi di quelli trattati per il San Michele, sui quali adesso si dilungherà l'ingegner Luca Crespo. Io vi ringrazio, interrompo la condivisione, corretto? Sì, sì, grazie mille professore per la presentazione. Grazie. Ci sono notevoli spunti anche per la successiva discussione. E ora passiamo al secondo intervento, che sarebbe quello più tecnico sul Ponte San Michele sull'Adda. Ricordo che il Ponte San Michele sull'Adda è un intervento di riabilitazione che ha vinto l'Award 2022 dello IABSE per gli interventi di riabilitazione. E se ne sono occupati per la parte tecnica la Seteco Ingegneria e lo studio Malerba & Partners. L'ingegner Crespo, Luca Crespo, che ci dirà tutti i dettagli di questo intervento, di quest'opera importante non solo dell'ingegneria strutturale ma anche dell'architettura, un esempio di architettura industriale. Dall'inizio della sua carriera penso sia entrato in Seteco diventandone socio della Seteco, e si è sempre da subito occupato di ponti principalmente in carpenteria metallica di particolare difficoltà, sviluppando una vasta esperienza soprattutto sui ponti a travata a struttura reticolare e le relative tecniche di montaggio. Attualmente in Seteco mi pare che sia responsabile dell'ufficio gare, quindi cedo la parola all'ingegner Crespo. Prego. Buonasera a tutti, tutto corretto, grazie per la presentazione. Ho il piacere di illustrarvi una delle progettazioni più interessanti che abbiamo affrontato in Seteco, qui Seteco Ingegneria di Genova, qui insieme allo studio del professor Malerba di Milano, cioè l'adeguamento strutturale e funzionale del Ponte San Michele tra Paderno e Calusco d'Adda.
Il ponte San Michele è un capolavoro dell'ingegneria di fine XIX secolo, progettato dall'ingegner Lothris Berger e costruito dalla Società Nazionale Officine di Savigliano. È realizzato in ferro agglomerato con profili composti con chiodature, simili con quei dettagli che proiettava prima il professor Malerbe. È una struttura interamente reticolare che presenta un impalcato a travata continua di lunghezza complessiva 266 metri, di cui 5 sono sostenute da un arco di luce 150 metri e frecce in chiave 37,5. L'impalcato, di altezza di circa 7 metri, è a doppia via, superiormente adibito al traffico stradale, consentito a veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate. Inferiormente si ha il passaggio a velocità controllata dei treni a percorrenza regionale per un totale di 55 convogli al giorno. Non sono molti ponti affini a Ponte San Michele. In questa tabella viene riportato un riepilogo di strutture similari, coeve al San Michele, che evidenzia come di questi solo appunto questo ponte risulti tuttora in esercizio. Su tutti gli altri vigono invece o stringenti limitazioni al transito o addirittura risultano del tutto chiusi. Anche da questo aspetto emerge l'eccezionalità di Ponte San Michele. Le opere che progettiamo, ai sensi delle nuove normative, hanno vite utili di 50, 100 o più anni. Ma che cosa ha significato un lasso di tempo di questo tipo su un ponte reale? Nei 130 anni di vita che ad oggi a Ponte San Michele sono state modificate più volte le normative di calcolo, i metodi di analisi, le conoscenze che abbiamo dei materiali e delle strutture stesse. E inoltre ha subito interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. In basso, oltre a un paio di foto dei danni della guerra sulle strutture del ponte, c'è un breve riepilogo della storia del ponte dagli anni 40 in poi. Spiccano in particolare gli interventi del 72 e del 92. Infine, nel 2018, probabilmente anche a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, RFI ha promosso un'ampia campagna di rilievi e ispezioni per valutare le condizioni del ponte, chiudendolo poi interamente a tutti i tipi di traffico, quindi stradale, ferroviario, ma anche pedonale. E quanto è importante un ponte? Noi siamo di Genova, ahimè lo sappiamo fin troppo bene. Nel caso specifico del San Michele, la sua chiusura al traffico ha comportato la necessità di un percorso ben più lungo per collegare i comuni tra Paderno a sinistra e Calusco a destra e con essi le province di Lecco e Bergamo. Difficoltà analoghe sono state affrontate dai pendolari che utilizzavano regolarmente i treni regionali della tratta su cui il ponte insiste. Qui vedete il confronto dei percorsi e dei tempi a ponte aperto e a ponte chiuso, in assenza ovviamente di traffico, poi col traffico questo peggiorava la situazione. Ovviamente questo ha portato a proteste, comitati per la riapertura del ponte, interesse da parte dei media e delle forze politiche che spingevano per una soluzione. Alla luce delle evidenze sullo stato del ponte, il tema era sostanzialmente duplice: smantellarlo o mantenere la struttura ristrutturandola. Entrambe le opzioni presentavano dei pro e dei contro che ho cercato di riassumere in tabella e a valle di un'attenta valutazione dei costi-benefici si scelse di procedere all'adeguamento strutturale e funzionale dell'opera. Questa strada però rendeva necessaria la valutazione della sicurezza strutturale, delle condizioni di ammaloramento delle strutture, lo studio della struttura del progetto originale per individuare quelle che fossero le strategie più adeguate di intervento e non per ultimo la necessità di stimare una vita di servizio residua dell'opera in condizioni di totale sicurezza. Cosa è emerso a valle della campagna di ispezione dell'opera? Le immagini mostrano le difettosità tipiche. Queste sono le festonature o lo swelling di cui parlava poco fa il professor Malerba, insieme a cricche, che sono state riscontrate in maniera diffusa su tutta la struttura, sia le festonature sia le cricche, rotture di aste oppure non corrette regimentazioni dell'acqua. In maniera puntuale avevamo instabilità di alcune aste soggette a compressione oppure la perdita delle capacità deformative degli appoggi che, come mostrano le linee, diciamo, verde della verticale e la rossa dell'inclinazione dell'appoggio bloccato, manifestavano una perdita della funzionalità appunto degli appoggi stessi. Risultava quindi necessario innanzitutto mettere a punto un metodo
che ci consentisse di parametrare, in base alle osservazioni sul campo, il danneggiamento delle aste e gli effetti che questi avessero sulle loro capacità resistenti. Questa tabella è quella che ci ha guidato poi per attribuire delle riduzioni di prestazione alle aste in funzione delle osservazioni puntuali svolte su tutta la struttura. Gli obiettivi perseguiti dal progetto di rinforzo hanno mirato a ottimizzare gli schemi statici, specialmente per gli elementi compressi, avendo cura di minimizzare l'incremento di peso proprio per non intaccare le risorse statiche dedicate ai carichi variabili che il ponte deve sostenere. Inoltre si è riuscito a evitare, come vedremo successivamente, di intervenire sugli elementi principali dell'impalcato, delle pile e degli archi dell'arco. Un'altra problematica affrontata è stata la presenza di un materiale che non è saldabile e quindi ha reso necessario un attento studio dei dettagli di collegamento tra i profili storici e quelli di nuova realizzazione, anche per garantire la massima operatività del cantiere. In particolare abbiamo individuato due macro fasi di rinforzo. La prima, che era funzionale alla riapertura al traffico stradale del ponte, che era di massima urgenza. La seconda, che comunque era altrettanto impellente, per la riattivazione al transito ferroviario. Infine, risultava necessario mettere in sicurezza le strutture di accesso e ispezione di arco e pile che non risultavano più a norma. Oltre ai sopralluoghi da parte dei progettisti, un aspetto fondamentale per caratterizzare la struttura è stata l'esecuzione di due campagne di prove di laboratorio sui materiali condotta dall'Istituto Italiano della Saldatura di Genova. Particolarmente significative sono state quelle del 2020, cioè la seconda campagna, quando si sono potute esaminare aste dell'arco che erano direttamente soggette ai carichi ciclici e quindi a potenziali fenomeni di fatica. I risultati delle prove quali sono state? Per quel che riguarda le prove a rottura abbiamo ottenuto buoni valori del carico di snervamento e carico ultimo, ma ridotte capacità duttili. In particolare, mettendo i nuovi dati a confronto con quelli del materiale originale e di precedenti campagne di indagine, è emerso, come si vede nei grafici riportati in basso, un degrado delle prestazioni meccaniche nel tempo, come emerge appunto dalle interpolazioni. Le prove di resilienza hanno invece evidenziato valori piuttosto modesti dell'energia assorbita, indice di un comportamento tendenzialmente fragile del materiale, specialmente ovviamente al decrescere della temperatura. Anche in questo caso, mettendo in correlazione i dati nuovi con quelli di prove precedenti, è emerso un decadimento e quindi una struttura maggiormente soggetta a rotture fragili nel tempo. Tra le prove di maggiore interesse, vista appunto la tipologia di carichi ferroviari cui il ponte è stato soggetto per 130 anni, vi erano quelle a carichi ciclici. Considerate che in questo lasso di tempo, e dalle informazioni recuperate dagli archivi di RFI, sono passati sul ponte più di 2 milioni di treni, sottoponendolo quindi a un numero di cicli di carico significativo per la valutazione reale della fatica del materiale. La risposta è stata valutata sia su materiale base, sia su provini forati, come vedete nella foto, in quanto questo è il dettaglio più ricorrente nella struttura chiodata del ponte. Le risultanze hanno indicato comunque una buona risposta, anche migliore di quanto preventivabile, stando alle formulazioni disponibili in letteratura, come potete vedere anche dalle curve di interpolazione riportate nel grafico. La maggiore criticità per il materiale e quindi per la struttura del ponte è emersa però dalla valutazione della propagazione di un difetto per effetto di carichi ciclici. Questa prova è stata particolarmente significativa per avere un riscontro circa l'effetto che le cricche e le difettosità che abbiamo rilevato durante i sopralluoghi potessero avere sulla vita utile residua dell'opera in funzione del numero e tipologia di transiti previsti sul ponte, ovvero come una cricca o una difettosità per effetti di carichi ciclici potesse propagarsi nel materiale base fino a portare alla rottura dell'asta. In sintesi, gli esiti delle prove sul materiale ferroagglomerato del ponte hanno mostrato una notevole presenza di inclusioni in purità, aspetto che ha favorito non solo l'innesco di difettosità superficiali ed interne, ma anche la loro propagazione. Valutando quindi con attenzione questi aspetti, insieme al ridursi delle capacità meccaniche del materiale, si è potuta stimare una vita residua di Ponte San Michele nell'ordine di circa 10 anni.
Una volta noti la geometria degli elementi, lo stato di ammaloramento, le caratteristiche dei materiali, è stato possibile ricreare l'intera struttura con un modello, che è quello che vedete nella slide, un modello agli elementi finiti tridimensionale a comportamento non lineare, in cui sono state inserite tutte le condizioni elementari e le loro combinazioni di carico, utili per condurle sia la verifica dello stato di fatto dell'opera, sia il dimensionamento degli interventi puntuali di rinforzo. Il modello ha tenuto conto anche delle fasi di lavorazione del cantiere e delle schermature dell'opera durante le operazioni di sabbiatura e verniciatura, al fine di stimare il maggior effetto dell'azione del vento su superfici cieche durante i transitori. Abbiamo inoltre sviluppato una serie di modelli che per semplicità e rapidità di analisi, ma anche come strumento di controllo, prendessero in carico singole parti del modello, quindi le pile su basamenti indipendenti dall'arco, l'impalcato e l'insieme arco e pile che su di esse insistono. Passiamo ora a fare una rapida carrellata degli interventi che sono poi stati effettivamente progettati e posti in opera sul ponte. Partendo dall'impalcato, questo è stato rinforzato andando a integrare le aste esistenti con profili UPN che ne aumentassero l'area inerzia, incrementando così la portata e la stabilità a compressione di questi elementi. Questi rinforzi leggeri e facilmente movimentabili hanno consentito lavorazioni agevoli e un minimo incremento del peso della struttura. In nessun caso, come dicevamo prima, è stato necessario intervenire sulle briglie principali dell'impalcato, superiori o inferiori. Qui viene rappresentato l'intervento tipico su una campata dell'impalcato nelle due macrofasi di rinforzo: quella stradale sopra, quella per la riapertura stradale sopra e quella per la riapertura completa al traffico ferroviario sotto. In verde trovate le aste che erano oggetto di rinforzo e in azzurro le diagonali dove sono stati rimossi dei rinforzi che erano stati posti in opera per la precedente riapertura al traffico ciclopedonale sull'impalcato e che non risultavano più necessari e avrebbero rappresentato un aggravio di peso per il ponte. Come si può vedere dal confronto, l'impalcato al termine delle operazioni di rinforzo e di sabbiatura e verniciatura ha riacquisito il suo originario splendore. Per quel che riguarda tutte le tipologie di pila, sia quelle che scaricano sull'arco, sia quelle dotate di basamento proprio, si sono ottimizzati gli schemi delle pareti reticolari principali, quelle che vedete nella slide nella parte centrale. In particolare abbiamo inserito nuove strutture di ispezione che hanno costituito degli orizzontamenti con i loro pianerottoli e le strutture poste a sostegno di questo orizzontamento hanno migliorato il comportamento statico dei montanti orizzontali compressi di queste travate reticolari. Anche in questo caso non è stato invece necessario procedere a intervenire sugli elementi principali delle pile, cioè i montanti verticali. Per le pile in particolare è stata condotta un'estesa attività di ispezione, in quanto su queste strutture è stato necessario prevedere tutta una serie di interventi puntuali studiati ad hoc per ripristinare o sostituire aste ammalorate e risolvere problematiche specifiche delle varie aste. In questa slide trovate l'iter di rinforzo nelle tre immagini. Oltre alla complessità del ponteggio che vedete schermato nella parte sommitale dove stavano avvenendo operazioni di verniciatura, di sabbiatura e verniciatura, si notino le strutture di ispezione messe appunto in sicurezza per le squadre ponti di RFI. Come potete notare, questo era lo stato di fatto con tutti i rischi che avrebbe comportato andare a condurre delle attività di ispezione, mentre invece a valle dell'intervento le strutture di ispezione prevedevano dei bei pianerottoli, delle scale con gabbie di protezione e quindi un più agevole sfruttamento per un'efficace ispezione e manutenzione dell'opera. Per quel che riguarda invece l'arco, ci siamo focalizzati a valle delle analisi sulle controventature orizzontali superiori e inferiori, sulle diagonali e le briglie inferiori dei diaframmi e dove abbiamo inserito degli elementi rompitratta. Come nelle strutture precedenti, non si è dovuto intervenire su alcun elemento principale delle travate reticolari portanti.
In particolare in questo caso gli interventi sono stati concepiti in maniera simmetrica tra valle e monte e tra lato Paderno e lato Calusco, al fine di mantenere un'uguale distribuzione delle rigidezze dell'arco e non andarne quindi a modificare i flussi tensionali propri sviluppati nel corso degli anni. Qui trovate un riepilogo di quelle che sono state le tipologie di intervento tipiche che abbiamo progettato, con l'obiettivo che fossero semplici, con profili sempre leggeri e che potessero riprendere geometrie ingombri, soprattutto degli elementi originali. Quindi trovate gli interventi sulle controventature di piano orizzontale che collegano le arcate, gli interventi sui diaframmi dell'arco, dove abbiamo incrementato in maniera simile a quella dell'impalcato con profilo PN le capacità portanti delle aste, o infine questi elementi diagonali, queste saette, che andavano a rompitrattare e quindi ridurre le luci libere di inflessione delle briglie inferiori compresse dei diaframmi. Anche in questo caso abbiamo avuto la necessità di studiare interventi specifici per elementi con problematiche singolari e abbiamo adeguato i camminamenti che corrono lungo lo sviluppo dell'asse dell'arco, integrandoli, come potete vedere, in maniera piuttosto fitta con dei camminamenti, con delle passerelle che portassero gli operatori a poter ispezionare più da vicino le travate reticolari. Per quanto riguarda gli appoggi, che come accennato in precedenza risultavano bloccati o con ridotte capacità di spostamento, si è dapprima valutato l'effetto iperstatico indotto dal sollevamento per scaricarli. Appurato che questa operazione potesse essere condotta in sicurezza, seppur a ponte chiuso, sono state progettate strutture di contrasto che con l'ausilio di martinetti hanno consentito di disingaggiare gli appoggi, prevedere puliture e lubrificazioni. Queste attività, che sono state svolte su tutti gli appoggi del ponte, hanno consentito un recupero quantomeno parziale del loro funzionamento. Infine, oltre agli interventi sulle strutture metalliche, la progettazione, i lavori di intervento sul ponte hanno riguardato le parti in muratura, quali i basamenti delle pile dell'arco e le gallerie di accesso. In particolare qui le volte in lattro cemento presentavano problematiche di reggimentazione delle acque, come si vede dalle immagini, e conseguenti ammaloramenti in corrispondenza degli appoggi, che sono stati ovviamente risolti. Presenterò adesso una breve carrellata di slide in cui si vede come si sia evoluto il cantiere sul ponte San Michele. Il progetto di competenza di Studio Seteco e Studio Malerba ha avuto come obiettivo le riaperture dal traffico stradale e ferroviario, mentre l'apertura al transito ciclopedonale apparteneva a una precedente fase. In rosso trovate le fasi che sono oggetto di intervento durante la specifica attività rappresentata nella slide. In verde quelle che sono già concluse e in azzurro quelle che a progetto potevano essere in corso oppure ancora in fase di svolgimento. Lo studio è stato condotto al fine di razionalizzare la sequenza dei rinforzi, partendo laddove possibile dalle pile e dalle imposte dell'arco, per poi spostarsi verso le sezioni di chiave e verso l'impalcato. Al contempo si sono dovute rispettare le scadenze imposte per le riaperture del ponte e, come già accennato in precedenza, la necessità di non eccedere con le porzioni di struttura interamente schermate per non rendere eccessivamente gravose le azioni del vento. Come si può vedere quindi dalla sequenza, le lavorazioni si sono svolte dal basso verso l'alto e dai fianchi di arco impalcato verso il centro, fino ad arrivare al 14 settembre 2020 alla riapertura al traffico ferroviario. Tutte le riaperture sono state precedute da prove di collaudo a novembre 2019 per il traffico stradale e nella notte fra il 10 e l'11 settembre 2020 con un treno di prova. In entrambi i casi la risposta deformativa del ponte è stata congruente con quella attesa, evidenziando valori di freccia inferiori a quelli calcolati dal modello, come potete vedere nei grafici che vengono riportati.
Infine, ma non per importanza, è stato previsto un sistema di monitoraggio della struttura per poterne valutare la risposta in tempo reale, misurando grandezze fisiche significative, quali spostamenti, accelerazioni e deformazioni, e potendo quindi correlare i dati al passaggio dei treni. Il ponte diventa quindi una struttura viva, capace di dare indicazioni ai gestori sul suo stato di salute e fornire eventuali warning in caso di rilevamenti anomali che necessitino di azioni più o meno urgenti. Il progetto e il cantiere del Ponte San Michele sono stati una sfida per l'importanza dell'opera, per le problematiche intrinseche nel dover intervenire su una struttura che ha oltre 130 anni di vita e per le tempistiche imposte per la sua riapertura. Al termine dei lavori è stato possibile non solo ripristinare il traffico stradale e ferroviario, ma anche garantire il passaggio dei nuovi treni a percorrenza regionale della flotta RFI che presentano carichi maggiormente gravosi rispetto a quelli ante 2018. Tutti questi obiettivi sono stati positivamente raggiunti nell'arco di soli 2 anni dalla chiusura del 2018, riaprendo al traffico a settembre 2020 e nonostante tutte le oggettive complicazioni sul cantiere di questo tipo che ha comportato la pandemia dovuta al Covid. Ovviamente in fase di verifica sono state tenute in conto le necessarie cautele relativamente allo stato della struttura, alle evidenze dei materiali e andando a limitare quindi il tasso di sfruttamento delle sezioni per la sicurezza dell'utenza presente e futura. A tale riguardo il sistema di monitoraggio garantirà il necessario controllo sullo stato di salute del ponte. Non vanno tuttavia dimenticati i fenomeni ammaloranti precedentemente analizzati, che sono irreversibili e che impongono comunque un termine all'esercizio delle condizioni attuali, appunto stimato in una decina d'anni. Trascorso questo lasso di tempo, sarà necessario cambiare la destinazione di uso del Ponte San Michele e nel mentre realizzare nuove viabilità per il traffico stradale e ferroviario. Questo infine è attualmente il Ponte San Michele, riaperto al traffico ferroviario al termine dei lavori di rinforzo. Oltre ai ringraziamenti a RFI, che è gestore dell'opera, qui trovate riassunti i principali attori che si sono adoperati nell'adeguamento di Ponte San Michele. Insieme ai progettisti Setego Ingegneria e Studio Malerba, l'impresa Luigi Notari, che ha eseguito i lavori sulla struttura, la Euroedile, che si è occupata della realizzazione dei ponteggi, e l'Acron, che ha fornito il sistema di monitoraggio. La sinergia tra tutti questi attori ha fatto in modo che il progetto di rinforzo di Ponte San Michele sull'Adda sia stato premiato a novembre 2022 con lo IAPS Award for Rehabilitation per la cura e il rigore dei progettisti nel ripristino di una struttura storica. Sperando di avervi trasmesso, anche solo magari in parte, quello che è stato per noi approcciarci a un progetto di così grande interesse, vi ringraziamo per la vostra attenzione. Grazie, ingegner Crespo, per questa presentazione molto interessante. Abbiamo diverse domande nella chat, comincio dalle prime che immagino fossero per il professor Malerba. Non le leggo in ordine, ma magari professore, se potesse fare qualche commento riguardo il ruolo delle ispezioni programmate nella prevenzione dei danni. Forse non ha il microfono aperto. In basso a sinistra dovrebbe avere l'icona. Allora, provo rapidamente. Le attività di ispezione erano iniziate 2 anni prima, almeno dal 2018, con degli ispettori rocciatori che hanno già fatto un quadro generale della situazione e sono state la prima base di intervento. Dopodiché queste ispezioni sono e devono essere principalmente ispezioni visive e quello che si dice a distanza di braccio, se no le cose non le vedi. Faccio un esempio, uno per tutti, la struttura è molto ampia e complessa. All'inizio era impossibile avere dei campioni di materiale acciaio da sottoporre a prova,
perché, come è stato detto prima, questi acciai non sono acciai, ma è ferro agglomerato e hanno una limitata capacità deformativa. In parole povere, questo significa che i criteri per le verifiche delle strutture in acciaio che sono adesso dalle norme non sono applicabili alle strutture di allora. Quindi c'è stato anche un mix di norme un po' recenti e un po' con gli stessi criteri utilizzati più di 100 anni fa per poter vedere come andavano le cose. L'esempio è stato questo. Quando fu possibile avere membrature tipo angolari e simili in una quantità sufficiente, feci un'ispezione nella zona di deposito di questi materiali solo per vedere per curiosità come erano. In questa ispezione vidi un angolare che aveva una leggera slabratura impercettibile su una delle due ali. Poteva essere vernice, provato con un chiodo, non era vernice perché era molto resistente. Chiamato l'operaio con la mola, la tagliò e guardando più da vicino c'era una, come dire, filatura, fessurazione che manifestava all'esterno quello che si poteva vedere, che ripeto era piccolissimo, e poi si includeva all'interno facendo intuire che c'era in atto un fenomeno di disgregazione della sezione. Da lì poi partirono le analisi molto ampie, delle quali l'ingegner Crespo prima vi ha riferito, con tutte le prove che era adesso possibile fare perché c'era disponibilità di materiale. Questo è stato un fatto estremamente importante perché ha rivelato tutti quegli aspetti. Adesso sulla resistenza, così il fatto che le ultime prove dessero risultati peggiori di quelle d'epoca può essere, però si vedeva anche che i risultati erano molto più concentrati perché ci sono state altre tecniche di prelievo e altre tecniche di misura. Comunque, ripeto, questo fu fondamentale per dire che la vita di questo ponte non può continuare per sempre, perché ormai c'è chiaro un processo degenerativo e riguarda questo ponte e altre strutture storiche di quell'epoca, perché il materiale non è classificabile come acciaio. Teniamo conto che l'età della costruzione seguiva di pochi anni, 15 anni, la conferenza di Filadelfia, durante la quale furono dati i primi criteri generali per la classificazione anche merceologica di questi materiali. Quindi questa è stata l'ispezione. Poi ne seguirono tantissimi. Per esempio, durante la lavorazione sugli appoggi era impossibile far misure di notte col poco tempo a disposizione. Quindi la misura era: guarda attraverso la fessura se vedi dall'altra parte la luce. A quel punto vuol dire che c'era stato il distacco e quindi si poteva procedere a sabbiatura, pulitura, lubrificazione, eccetera. Questi criteri. Poi sono seguiti altri criteri di misura più ampi con altre diciamo, impostazioni. Grazie, professore. Raccolgo un per fare una domanda all'ingegner Crespo, e cioè le norme da utilizzare. Le norme sulle costruzioni esistenti sono abbastanza recenti e l'Italia, devo dire, è all'avanguardia rispetto ad altri paesi. Dal punto di vista del professionista, cioè di chi poi queste norme le deve applicare, soprattutto per un ponte storico come questo, per il quale immagino esistano anche delle limitazioni, forse non è un'opera protetta, ma è un ponte storico. Ecco, le norme sulle costruzioni esistenti sono, non dico di facile utilizzo, ma diciamo sono complete, consentono di effettuare questi interventi in maniera facile, o c'è sempre da indagare un po' meglio come fare, da cercare di capire. Anche lei è... ecco, grazie. Ma il tema è sicuramente interessante ed è estremamente recente, dal 2018 in avanti. Diciamo che le attività che abbiamo svolto su Ponte San Michele sono particolari, sono difficili da incanalare in quello che oggi è un intervento di una Val 4, un'analisi su un ponte esistente. In prima battuta, perché comunque parliamo di un periodo storico in cui quelle normative erano ancora in fase embrionale come sviluppo e non erano ancora giunte alla maturazione cui sono giunte oggi.
Il secondo e più importante aspetto è il fatto che questa è un'opera ferroviaria e di conseguenza viene incanalata in tutto quel sistema di normative che deriva dal manuale di progettazione RFI e tutte le relative appendici. In questo caso noi abbiamo avuto la fortuna con la Direzione Tecnica di Milano di poter lavorare in maniera molto propositiva da parte loro, nel senso che anche loro erano consci della singolarità dell'intervento che presentava operare su un ponte di 130 anni di età. Su cui comunque vigevano prima del 2018 e continuano a vigere delle limitazioni forti sul traffico, appunto sia per quello stradale limitato alle 3,5 tonnellate, sia su quello ferroviario con unicamente treni a percorrenza locale e peraltro traffici che non risultano fra loro contemporanei. Quando passa un treno ci sono dei semafori che bloccano il traffico nelle due direzioni sull'impalcato superiore. Quindi comunque anche nella scelta dei carichi c'è stata una collaborazione fra noi progettisti e la direzione tecnica che ci ha affiancato nel definire quelle che fossero sia le condizioni di carico da considerare contemporaneo o meno di traffico, sia quelli che erano poi gli effettivi treni che avremmo dovuto far transitare sul ponte, perché sarebbe stato permettetemi il termine forte, una follia pensare di applicare i carichi LM71 SW0 che sono quelli che ci guidano nella progettazione attuale di nuove opere su un'opera di questo genere. Certo. Grazie. E una domanda al professor Malerba, sempre sulle ispezioni, però una domanda generale, non riferita al Ponte San Michele, cioè alla luce della sua esperienza come progettista di ponti, verificatore, valutatore di ponti e anche nel settore dell'ingegneria forense, quanto ritiene che siano effettivamente efficaci le sole ispezioni visive per evitare eventi disastrosi, visto che si sta dando molto alle ispezioni visive, o dovrebbe essere abbinate a indagini benché rapide, però un po' più di dettaglio? Ma allora, diciamo, questa attività ha una gerarchia, cioè con l'ispezione visiva io riesco a farmi una prima idea. Per esempio, se uno va a casa con una fotografia di un certo particolare, oppure uno va a casa ed è bravo a disegnare con uno schizzo di quel particolare, lo schizzo gli dice di più della fotografia, perché nel suo sentire coglie anche altri aspetti che la semplice immagine non è in grado di restituire. Io parlo per me naturalmente. Poi da lì si va avanti, si fanno misure più dettagliate partendo sempre dalle cose più piccole e poi via via si può intensificare questa attività fino a cogliere i dettagli più critici. Però su ogni aspetto ci deve essere una motivazione. Cioè io devo andare a misurare cose sulle quali ho fondati sospetti e più in generale cose per le quali poi posso impostare un riscontro teorico. Questo è il circuito, non diciamo a caso. Dico una cosa banale. Per controllare i ponti, la cosa più elementare e più economica è questo. Chiama il geometra dal villaggio, gli fai fare una battuta topografica col clima caldo, col clima freddo, oppure se hai più soldi, 4 volte all'anno, di ogni deformata, diciamo, posizione dei punti significativi, tracce, un diagramma, li sovrappone, quando cominci a vedere qualche deriva, ecco, lì è il caso di approfondire. Per carità, non possono essere ricette generali, ma ci deve essere la consapevolezza di quello che si sta facendo, questo sì. Una cosa tipica di un ponte come questo è che uno dice, ma misuro le frecce, ma quali spostamenti? Per un ponte così sono più importanti, visto il suo impatto, gli spostamenti orizzontali che non quelli verticali.
perché quelli verticali sono quelli da peso proprio, ho piccoli disturbi dal passaggio dei treni, ma quelli orizzontali dipendono tantissimo, per esempio, solo dalla temperatura, perché ho insolazioni diverse, monte e valle, e ogni giorno va avanti e indietro di 2-4 centimetri solo per questo effetto, senza nessun carico applicato. Da lì, ripeto, l'importanza di conoscere le tendenze di comportamento dell'opera. Non so se ho risposto. Sì, grazie, grazie. Ora aggiungo una cosa a quello che diceva il professore. Noi come società siamo specializzati nelle carpenterie metalliche. La carpenteria metallica, soprattutto quando non sono impiegati degli acciai autopatinabili, quindi tipo Corten, necessita ovviamente di essere protetta con una verniciatura. La verniciatura è l'elemento fondamentale per preservare e mantenere una struttura metallica correttamente nel tempo. Quindi poter fare un'ispezione visiva che possa evidenziare eventuali distacchi di vernice, sfoliazioni, parti che cominciano ad essere esposte, per tutte quelle problematiche che citava il professor Malerba precedentemente nel suo intervento, magari regimentazioni non corrette dell'acqua o dettagli che non stanno lavorando correttamente, sono dei campanelli di allarme fondamentali e che possono essere colti anche solo e soltanto con un'ispezione visiva, che poi dà il via a una serie di ulteriori approfondimenti per capire quello che è in essere sulla struttura. Posso aggiungere una cosa? Faccio io una domanda a tutti gli uditori. Avete visto, diciamo, quelle deformazioni dei profili che, diciamo, io chiamo rigonfiamenti, Nigel Crespo le ha chiamate stonature, eccetera. Cosa fare di quelle zone lì, che sono diffuse su tutto il ponte? Aspetta. È una bella domanda. Eh? Lei ha la risposta a questa domanda? Voglio sapere almeno un'impressione da parte dell'uditorio. Vediamo se rispondono rapidamente. In quanto che ci pensano, avevo una curiosità, diciamo, per l'ingegner Crespo, perché sentendo parlare l'ingegner Malerba, che è, oltre ad essere un professore, un professionista di lunghissima esperienza e capacità, e che ci ha presentato come se fossero cose semplicissime, capire a che cosa è dovuto un certo degrado. Mi chiedevo, ingegner Crespo, i giovani ingegneri che arrivano da voi, immagino, che iniziano a lavorare da voi, secondo lei l'università italiana riesce a formare dei professionisti che siano in grado di intervenire su strutture esistenti? Perché sicuramente l'università forma a progettare strutture nuove. Questa è una cosa che i nostri corsi fanno, soprattutto quello. Ma ci sono anche corsi che si occupano di consolidamento. Ma mi chiedevo, solo lo studio e diciamo, gli esami universitari preparano a intervenire sulle questioni esistenti? O, allora. La mia esperienza universitaria è un po' vecchia, quindi non, appunto, a parte il consolidamento non c'erano corsi specifici come possono esserci adesso. Quello che penso che l'università abbia il compito di dare a chi intraprende un percorso di studi in ingegneria e che quello che è stato utile per quel che è la mia esperienza è dare la capacità di avere un metodo con cui approcciare i diversi problemi e avere una prima serie di informazioni utili per poter capire quelli che sono i problemi che poi si vedono nello svolgimento della professione. Dire che un universitario che si laurea è in grado di affrontare uno studio, lasciamo stare Ponte San Michele, ma parliamo di strutture anche più semplici, una struttura canonica di un viadotto stradale, autostradale, probabilmente quel giovane ha la necessità di essere affiancato a un professionista di maggiore esperienza
che convogli quelle conoscenze che il giovane ingegnere già ha nel caso reale e che gli faccia capire come può mettere in pratica gli strumenti che ha appreso nelle singole peculiarità, problematiche e ammaloramenti con cui si trova a confrontarsi, e poi da lì è ovvio che l'esperienza affiancata al percorso di studi crea poi la capacità di andare sulle proprie gambe, quindi, e affrontare in maniera indipendente le problematiche della vita professionale. È vero che comunque l'università prepara alla progettazione di strutture nuove, ma per quel che riguarda la nostra esperienza di progettisti di strutture complesse come possono essere dei ponti, l'esperienza e l'affiancamento sono necessari per poi sviluppare e potenziare completamente quelle che sono le capacità dell'ingegnere. Sì, credo che soprattutto per le strutture esistenti serva veramente, ovviamente per tutti i lavori serve una fase di esperienza sul campo. Forse per le costruzioni esistenti questo è ancora più importante, perché quello che diceva il professor Marelle, sono d'accordo che le ispezioni visive sono importanti, però bisogna avere gli occhi per vedere, per vedere i problemi, i problemi, e quello per su una struttura esistente è complicato, insomma, imparare a capire quel degrado, a che cosa è dovuto. Come dicevo, un professore come il professor Malerba è sicuramente in grado, chi si è appena laureato forse no. Ma bisogna essere guidato, certo. Certo, quindi è importante, come diceva lei, sono perfettamente d'accordo, questa fase iniziale di affiancamento, questo legame tra l'università e la professione è fondamentale, secondo me, in questo senso, questa fase di passaggio. Vediamo se qualcuno ha risposto alla domanda. No, non abbiamo avuto risposte sulla Swelling. Non abbiamo avuto risposte, ma possiamo te la dia lei la risposta, perché nessuno ci prova. Allora, vorrei dire, però questo si paga, Quindi diciamo che ci sono due scuole di pensiero. Una che è questa, pulisco un po' e poi rivernicio. Quindi copro la ferita. E qui ci abbiamo riflettuto molto e diciamo la sequenza è questa. Io ho due profili a contatto, immaginiamo quelli semplici, poi con gli angolari sono aspetti di torsione, cioè immaginiamo quelli semplici, dove dentro c'è diciamo un materiale che possiamo definire spugnoso, che è ossido di ferro, ci sono definizioni più precise, e lo lascio lì, no, lo tiro via tutto, mi rimane questo profilo festonato senza quella zona centrale a contatto, quindi se quello va in trazione, è successo qualcosa? Sì, sta mostrando. Allora, se questo va in trazione, cerca di raddrizzarsi, ma a scapito delle zone che si erano plasticizzate prima. E quindi, soprattutto in corrispondenza delle sezioni, dei fori, dei chiodi, non è una buona cosa. Allora, la conclusione è, ti sei deformato, ti manteniamo così. Però come si fa a risanare quel varco mantenendolo in questa posizione e dandogli ancora il contrasto che forniva prima l'ossido di ferro? Qui in questo caso è stato introdotto un materiale con una media alta durezza shore, no, che è diciamo un parametro con il quale si misura la durezza della gomma, quindi iniettato dentro e fatto stabilire. Ah, prima è stato dato uno strato anticorrosivo. Poi è stato iniettato questo materiale, verificato, poi riprofilato, eccetera, e poi è stato dato un primer e la verniciatura. Quindi è stato mantenuto in questa forma deformata per non avere, diciamo, risposte all'indietro, cioè cercare di tornare a raddrizzarsi, però con dei danni meccanici evidenti, arrestando contemporaneamente la progressione della corrosione. Questa è stata la soluzione. So che in altri paesi hanno criteri diversi, ma non ci sono sembrati migliori di questi. Perfetto. Grazie della consulenza. Prego, prego.
Ci sono varie domande sui dettagli dell'intervento in genere Crespo. Non so se magari c'è una pubblicazione o qualche documento. Ma noi abbiamo scritto degli articoli che sono comparsi su costruzioni metalliche di un paio di anni fa, che descrivono in maniera più esaustiva di quello che possono essere i tempi del webinar. Mi sembra fosse il numero 6 del 2020, se ricordo bene, di costruzioni metalliche, e oppure avevamo pubblicato lo stesso sostanzialmente articolo sul giornale della saldatura, perché comunque è una pubblicazione edita dall'istituto che ha seguito le prove di cui vi ho parlato prima. E poi ti interrompo, c'è l'invito dello IABSE a sottoporre l'articolo a Structural Engineering International, la rivista dello IABSE. Quello ci sarà come vincitore dell'award, è un invito che lo IABSE si aspetta il relativo riscontro, per il quale si aspetta il relativo riscontro. Ci saremo, volentierissimo, assolutamente. Va bene, e poi c'è la richiesta di se si possono condividere le slide di questa presentazione, non so se siete d'accordo. Per quel che riguarda Seteco non ci sono problemi. Per quel che riguarda Malerba, nel formato PDF che è stato inviato non ci sono problemi. Va bene, allora le faremo circolare, magari tramite la segreteria IABSE. Va bene. Bene. Allora io direi che sono quasi le 5:30, quindi grazie mille, ringrazio moltissimo naturalmente i relatori per queste presentazioni che sono state molto interessanti per noi sicuramente, ma vedo anche dalle domande anche per chi ha partecipato. Grazie a tutti i partecipanti. Noi naturalmente siamo molto contenti di aver presentato un premio che è stato attribuito a un lavoro italiano, a una società italiana, che ci fa onore naturalmente. E continueremo a organizzare questi webinar e quindi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo webinar. Fabrizio, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo semplicemente, oltre a ringraziare i relatori per le stupende presentazioni e anche l'audience per le domande, volevo ricordare all'audience seguire le nostre attività su LinkedIn, ma anche le attività dello IABSE, perché ci sono i task group anche dello IABSE, c'era qualche domanda sulle statistiche dei ponti, c'è un task group dello IABSE che si occupa di statistiche del ponte, quindi vedete dello IABSE dove troverete diverse cose interessanti e anche altri webinar che possono essere interessanti per tutti quanti. Non esitate a contattarci se vi interessa partecipare ai lavori del gruppo nazionale. Ecco, chiedo scusa, avrei una piccola precisazione perché siamo anche in registrazione. Prima di tutto, i ponti di Malpensa furono progettati dal professor Martinez, non da me, io ho lavorato per alcuni aspetti di calcolo. Dopodiché coordinai le ispezioni decennali che sono state fatte dopo, ma il progetto è del professor Martinez. Perfetto. Poi tra le ditte coinvolte nei rilievi c'è anche la società Tecnoin, che è incaricata del rilievo topografico sistematico del ponte. Questo per non dare a ciascuno il suo e non dimenticare nessuno. Grazie mille della precisazione. Va bene, grazie a tutti, arrivederci, buona serata. Buonasera, grazie. Buonasera, a presto.